Allora, torniamo sempre a questi benedetti rincari, era la slide 2 che stavamo guardando, contribuiscono al rincaro, e leggo il secondo paragrafetto, secondo gli esperti per circa un quinto anche gli alti prezzi dei permessi di emissione di CO2. Sì, è quello che Cos'è? di cui accennavo prima riguardo al gas metano. Nel senso che mentre l'energia elettrica può essere prodotta in maniera green, il gas metano non può essere, cioè quando viene bruciato produce CO2, anidride carbonica, insomma. E quindi non c'è possibilità, a parte l'estrazione, perché è gas naturale, quando viene bruciato dal nostro fornello, dai nostri riscaldamenti o dalla produzione, produce CO2. In questo caso vengono preparati dei progetti a livello mondiale, ecologici, che vuol dire si prende una zona desertificata e vengono piantati gli alberi, quindi quello che si brucia da una parte viene compensato dalla produzione nuova da parte degli alberi di ossigeno. E questo ha un costo elevato. Vediamo se riesco a dare una misura. Ha un peso che può arrivare a 5 centesimi a metro cubo. Ma è una cosa che dobbiamo fare, cioè, prima o poi la dovremo fare, lentamente, ma va fatta. Perché Quindi non c'è altrimenti, cioè, sì, non c'è possibilità. Infatti dice che il valore dei permessi per l'emissione di CO2 in un anno è più che raddoppiato in ottica sempre più green, questo ha chiesto dall'Europa, Eh per sì, cui perché non è comunque c'è un incredibile. programma da qua al 2030, mi pare, in cui una percentuale di produzione di energia e una percentuale di consumo di gas metano deve essere green, quindi c'è la corsa. È un po' banalmente come quando dicono che si passa dall'auto Euro 5 a Euro 6 e quindi le auto diventano più costose. Ecco, anticipato il messaggio, c'è stata una crescita delle vendite delle auto elettriche pagandole di più e come ringraziamento un aumento del costo dell'energia elettrica, ma ditemi se non c'è un disegno retrostante. Ma il problema è che l'obiezione che viene, cioè l'obiezione, la risposta che viene data, dicono eh sì, ma tu lo fai perché in un'ottica green, cioè perché hai una mentalità diciamo così verde, perché vuoi che l'ambiente sia. Sì, però si era partiti dicendo risparmi. In realtà adesso il risparmio diventa molto, anzi, c'è un costo superiore, fatti Sì, conto alla diciamo, mano. allora, per essere polemici e essere un po' così, diciamo che c'è una speculazione dietro. Cioè, per intenderci, si sta in qualche modo riprendendo il fatturato che si è perso durante il periodo Sì, Covid, due quindi anni di blocco della volete prendere. produzione. In maniera molto semplice, se una cucina valeva 5.000 euro più IVA, la cucina dovrebbe avere al 22%, adesso non mi ricordo, però magari anche al 10%, è 5.000 di imponibile e l'IVA 22%, d'accordo? Se adesso la stessa cucina viene venduta a 7.000, aumenta sia l'imponibile, quindi il fatturato, ma la cucina è sempre la stessa e aumenta anche l'importo dell'IVA. Eh In sì. questo caso bisogna dire che il Consiglio dei Ministri ha deciso, dopo Vediamo, deve vediamo l'ultima slide, infatti. diventare attuativo, che nelle bollette il regime IVA diventerà 5%, non 22 o 10. Quindi Quindi da quando si potrà controlliamo che sia passato. dovrebbe essere già dal prossimo trimestre, cioè dal 1° ottobre, quando Quindi. comincia il famoso anno termico, perché è diverso dall'anno solare. L'anno termico comincia il 1° ottobre e finisce il 30 di Sì, tra poco, settembre, prossima quindi settimana. con i consumi invernali. Quindi avremo, poi dal 1° gennaio avremo anche una parte di consumi con accise agevolate per i primi 480 metri cubi. Tutto questo dovrebbe calmierare i prezzi. Se vogliamo dare uno slancio alla polemica, perché non l'hanno mai fatto prima, visto che gli oneri di sistema e l'IVA è sempre Era stata impossibile. quella, se si voleva, come Eh dire, sì. alleggerire i consumi, si poteva fare anche un anno fa, sai, per quello. C'era stata una proposta che poi è stata bocciata, cassata, e quindi si poteva fare anche molto prima. Messaggio, mi congratulo con il signore di Antenore, l'amministratore delegato comunque, per l'onestà dei suoi ragionamenti e che capisce che c'è una speculazione su tutto il green. Sì, beh, come sempre, poi comunque tenete presente che l'antitrust, l'autorità per l'energia, comunque fa un monitoraggio di come si comportano i soggetti che vendono gas e luce. Però diciamo che
parliamo a livello europeo, no? Ci allarghiamo un po' a livello europeo, se si voleva calmierare i prezzi fin dall'inizio prevedendo la ripresa economica, bastava, come dire, prendere accordi più importanti con la Russia, che è quella che ha più gas metano a disposizione ed energia elettrica, ed acquistare quello che ci serviva. È come dire, è la solita causa-effetto, no? Si dice, allora, negli autobus ci deve essere capienza al 50% e i ragazzi fanno la DAD, cioè certo, studiano, sì, e vanno a scuola da casa. Poi a un certo punto dicono, gli autobus e i tram devono avere capienza al 50%, ma i ragazzi devono andare a scuola. Il giorno dopo non ci sono autobus e tram sufficienti. Sì, è causa-effetto, cioè decidi, cerca di prevedere il futuro, perché comunque nel mercato energetico c'è una previsione di consumo che va perlomeno su base storica, quindi non dico che ci vuole poco, però un po' più di attenzione ci vorrebbe in questi casi. Ecco, le azioni da parte del governo, cui lei ha accennato prima, sono: in data 23 settembre, quindi pochissimi giorni fa, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico e del gas naturale, e sì, quindi sono entrati, sono stati approvati questo decreto legge. E quindi ci sono una serie di numeri, proviamo a dirle. Allora, ci sono già 3 milioni di famiglie italiane che beneficiano del bonus sociale, cioè in base all'ISE, al reddito, al numero di persone nella famiglia o eventuali persone disabili. Quindi per quei 3 milioni che già usufruiscono di circa 9 euro al mese di scontistica, verranno rivisti gli oneri sistema, e quindi hanno fatto un calcolo. In teoria, anche se il gas e l'energia quadruplica come prezzo materia prima, rivedendo gli oneri sistema, questi signori avrebbero la bolletta praticamente simile all'anno precedente. Questi però, ma non tutti. Non tutti, poi c'è una seconda parte, che sono 6 milioni di piccolissime, quindi parliamo tabaccheria, pizzeria, sì, ristorante, che poi non sono piccole, officine, cose del genere, quindi utenze con bassa tensione fino a potenza disponibile di 16 kW e mezzo, e per altri 29 milioni di clienti domestici, quindi ricomprende una buona parte della popolazione. Ma questi 29 milioni sarebbero chi ha magari meno kilowatt, chi ha i famosi 3 kilowatt, sì, non si sa. Esatto, ah, proprio, okay, quelli. Indovinato. Quindi che non usufruiscono del bonus sociale, sono, come dire, utenti normali, domestici. Però hanno preso pochi kilowatt, non, okay, hanno fatto. Verranno azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema. Gli oneri generali di sistema, l'abbiamo parlato più volte anche in questa trasmissione, nulla hanno a che vedere col green, nulla hanno a che vedere con la produzione, nulla hanno a che vedere con... Sono una sorta, sono come le accise nella benzina, no? Che sono delle voci, sì, che hanno una destinazione d'uso tutta diversa. Okay. E verranno azzerate per il quarto trimestre 2021, insomma sono una quota importante della bolletta, sono circa il 25-30%, e quindi andiamo a riassorbire l'aumento. Poi rimangono quei 2 milioni e mezzo di famiglie che beneficiano del bonus gas, che è sempre in base al reddito, numero di persone in casa, e dovrebbe calmierare. Qui dice, io ho copiato bene o male quello che ha detto il Consiglio dei Ministri, io dico non è che azzera l'aumento, però come dire lo abbassa molto. Però qui la quota è più bassa, per cui l'aumento del gas più o meno ce lo becchiamo tutti. Sì. E quindi, e che però non è cosa da poco. Però per il gas, siccome abbiamo due tipi di IVA nel gas, i primi 480 metri cubi dell'anno abbiamo IVA 10, poi diventa IVA 22, hanno previsto di applicare l'IVA al 5%, quindi parliamo insomma di un abbassamento molto importante dell'aliquota IVA, che va a abbassare comunque il totale a pagare della bolletta. Quindi è una previsione, poi è chiaro che il metodo migliore per risparmiare è consumare meno possibile. Allora le strategie. Io lo dico sempre, cioè l'abbiamo detto anche gli anni scorsi, chi è abituato a mettere il termostato in casa a 22 gradi, che lo porti a 21,5, anche 21,3 che è più che sufficiente, chi ce l'ha a 21 perché è meno freddoloso lo porti a 20,5, e ci sono risparmi importanti, le nostre caldaie consumano parecchio, non è che... Tenere la casa troppo calda ha un costo rilevante. Buongiorno Elena, il mio consiglio rispecchia quello che avete detto ieri con l'associazione dei consumatori, cioè scegliere i gestori più trasparenti e che offrono il miglior servizio, diffidare dei costi aggiuntivi elevati in bolletta, scrive Gianni.
Sì, perché accennavo appunto, non so, ospite, abbiamo parlato più volte di queste questioni con le associazioni dei consumatori che adesso sono appunto in prima fila per cercare di trovare dei sistemi di tutela contro questi aumenti. E perché, volevo accennarne adesso che abbiamo chiuso questo capitolo, c'è il discorso del passaggio al mercato libero, dovrebbe essere ufficiale adesso. Sì, c'è il discorso del passaggio al mercato libero e bisogna stare attenti, come ha detto il buon Gianni, alle offerte, come dire, lo specchietto per le allodole. Allora, chi in questo momento si propone, parlando di convenienza, è già bugiardo di partenza. La stessa Antenore dovrà, in base ai rinnovi delle offerte dei nostri clienti, andare a applicare la nuova tarifazione, perché non è che poi noi non siamo una onlus, come dire, non possiamo regalare l'energia al gas. È chiaro che va fatto in maniera intelligente, non devono essere messe quote aggiuntive tipo il canone per offerta green, cose di questo tipo. C'è da essere la materia prima con un giusto margine, gli oneri di sistema, l'IVA, le accise e il totale a pagare, non ci deve essere nient'altro. Antenore, per dire, man mano che scadono le offerte degli anni precedenti ai nostri clienti, in questo momento sta applicando un prezzo indicizzato che è sicuramente più basso rispetto a un prezzo fisso che potremmo proporre adesso, che addirittura in questo mese non stiamo nemmeno proponendo il prezzo fisso, perché varrebbe per un anno ed è prevista la discesa del prezzo e quindi il cliente si troverebbe a pagare tanto fino a 12 mesi. Quindi variabile. Quindi noi facciamo il variabile con la promessa e la speranza, ovviamente, fra 6 mesi di poter rivedere anticipatamente il contratto e la tariffa ed eventualmente riportare, noi lo chiamiamo fixing, riportare il cliente a prezzo fisso, ma nel momento in cui nel mercato scende, cioè siccome si spera che insomma per giugno dell'anno prossimo. Ma ad esempio chi è il variabile adesso subisce l'impennata, chi aveva il fisso precedente fissato? Chi aveva il fisso precedente prima o poi scade l'offerta. Ah, e quindi bisognerebbe rimettere un fisso talmente alto che rischierebbe di tenersi per 12 mesi. Chiaro. Invece se parte con l'indicizzato, cioè, come dire, segui il mercato, bene o male, nel momento in cui il mercato torna normale, si normalizza, la possibilità di rivedere il prezzo in maniera anticipata, si chiama rinnovo anticipato, non tanti lo fanno perché molto spesso l'offerta vale 12 mesi, quello che succede, lo facciamo, speriamo di poterlo fare perché se i prezzi continuano a salire non potremo mai farlo. Mamma mia, però. Speriamo di no. No, ma non, insomma, c'è un limite. Interrompiamo un attimo per la pubblicità, Filippo Agostini, mi è stato legato Antenna Energia, restate con noi, a tra poco.